Buonasera ragazzi, eccoci qua, Embiid Joele, the man with the plan. Ho molta fiducia in questa carta, spero che sia forte. Altezza 7 piedi, ci ha messo la scarpetta Polato per farlo tirare un po' di qui, infatti c'ha 84 da 3. Vabbè, ha molto controllo in post, quindi nel mismatch sono due facili, dovrebbero essere, perché ha molto controllo, non dovrebbe perdere palla. E standing dunk, potentissimo 90, 80 di schiaccio dell'entrata, forse andava messa lì la scarpa, Polato, essere sincero, eh. Devi alzare anche la schiacciata in entrata. Allora, vabbè, Polending non ne hanno ancora recenti. 80 di stoppata, pure questo andava ippato secondo me. Però non so se si può costruire la scarpa Converse, lo so. Difesa interna 93, quindi molto buono. Rimbalzo ci siamo, a parte con l'offensiva, ma sti cazzi. Gli ha messo, vabbè, gli ha messo la scarpa a velocità verticale, ok. Pecca un po' queste caratteristiche, quindi è palesemente uno stretch. Dovrebbe essere un po' impacciato e lento per le statistiche che vedo. Oh. Vabbè, le tendenze sono buone. In giù. Ball steal, contest shot 95, block shot. Insomma, può andare un po' meglio con gli intercetti. Vediamo i badge. Allora, non so se li ha aggiunti Polato. Io vi leggo quello che ha Polato, quindi non lo so se ha aggiunto altri badge. Poi spin technician, beh, poi vabbè, non serve a niente. Dream shake. Grazie sotto pressione, potrebbe essere buono. Tiri difficili, brick wall solo oro, peccato. Putback boss, rim protector ce l'ha. Box, ok, intimidatore, ok. Mismatch expert, non lo so perché gli l'hanno messo. Warm, rise up, set shooter, ok. Post playmaker clamoroso. Break starter, poco. Vabbè, tutta roba ambigua. Ah, topo in casa, mouse in house, molto buono per il post. Fluence bronze, ok. Gli manca un po' di tiro, gli manca un po' del tiro. Forse vediamo un po' che gli manca. Poster Ice andrebbe messo Polà, secondo me. E Cesan Artis per forza. Vediamo che ce l'hai. L'ultimo lo lascia al tiro. No, quelli lì servivano troppo, eh. Oddio, verde. Ehi, un lentino, Così nel chilling mi tiri? Anzi, sto più concentrato e faccio ancora più verdi. Cicci. Chi è? Ah, sbagliato, non ci credo. E beh. E beh. Ad off, Vediamo un po'. Proviamo subito. Perfect. E qua mi sono preso il passatore. Dove vai, bello? Bravo Embiid. Oddio, caduto. Bravo Carmelo. Perfect. Bang. Embiid. Sì, sta fa solo falli. È caduto. Se passa con questo, eh. Carmelo non può fare il 2. Guarda come ha cambiato da solo Leonard. Bravo. Non passi, sì, se soft ball non passi. Come fai tu? È inutile che, cioè, non passi, perché non sei animazioni per una via. Io perché sto a prova in bid. Corri dritto e stai off ball. Certo, sto carro è veramente fastidioso, devo essere sincero. Capito? Cioè, ti faccio 20 punti così, eh. Stupido. Tu non lo fai. Guarda, fai addosso la CPU. Non passi. Vediamola con un gancio, però. Bravo! Bravo Embiid! Yeah. Uh.
Embiid. Becchi proprio. E poi tira. Embiid subito. A schiacciare. Che è successo? E sta palla, bro. Un momento, Embiid. Time to shine. Verde. Ok, bravo Embiid. Aglia. Momento. Perfect. Op. Oh mio Dio, no, sono tornati i ganci. Sapevo. Dove vai? Embiid. Poco stick. Godo. Corri, 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 corri. Corri Embiid. Allà. Perfect. Bang. Embiid si presenta con il botto proprio, eh. Gancio è verde. Tiro da centrocampo verde. In difesa, forse. Bravo Embiid. Perfect. Oh, 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 oh. Questo promette bene, sto verde, eh. Questo è un verde che mi piace. Perché praticamente, no, se tu fai il pick forzato, tipo qua su Harden, lo vedi? Puoi anche fare il fade, ti levi dal cazzo il lock. Perfect. Mamma mia. Questo è un verde no sense. Sto verde non ha senso. Ora facciamo iniziazione, capito? Adesso rimbalzo. Bravo, Embiid. Bravo. Fluence off addirittura. Il buon Carmelo. Vai. Cosa vuoi fare? Oddio, c'è al posto come takeover. Godo. Catch. È il momento. Easy. 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 Oddio, l'ha rubata da solo, non ci credo. Ora. Embiid show. Beh. 23 punti per Embiid. Clamoroso. Embiid è una via di mezzo tra Ibaka e Mutombo. Tra Davis e Mutombo. Cioè... un giocatore un po' ambiguo. Perfect. Mamma mia. No, vabbè, ma che verde ha fatto? No, vabbè. Ma è matto. Quel momento. Perfect. Buono, è buono. Probabilmente Davis è più meta, perché in partite iper comp. Però ti dirò, vedrete gente che anche che si va a giocare ai tornei, vedrete Embiid. C'è anche la scelta Davis e Embiid fuori Mutombo, Tanto Mutombo non ce l'ha il gioco in post. Cosa lo tiene, C'è anche la scelta, Cammare Wilt, magari. Scelta estrema, per chi gioca tanto ISO. Potrebbe essere un'idea. E diciamo almeno abbiamo un centro in giro buono, capito? Finalmente. Vinda ancora. Oh mamma santa. Verde. Joele. Rilascia qualcosa di bellissimo. Guarda, beh, questo è un pollo comunque. Altro gancio. Per il meme. Easy. 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 33 punti per Joele. Hook specialist, c'è l'argento. Non so se ce l'ha quando ce l'avranno off. Tornati i ganci. Sarà contento Arto. Non è che metta a fare i ganci contro Mutombo. Mutombo lo porto fuori dall'area. Quella cosa di Embiid che c'ha più cose che può fare, capito? Contro quelli più bassi li fai ganci. Tipo i Baga, questi qua così. I Josh, quelli che la gente si diverte, no? Ma avere il centro basso. Contro quelli alti, senza tiro, li porta fuori. Perché comunque tira lui. Capito? Quello che fa più o meno Davis. GG. Allora, raga, Embiid, carta clamorosa. Spero che il gameplay vi sia piaciuto. E andiamo in full cam. Consigliatissimo
È un centro che fa varie cose, quindi non mi sento di dire che è il più forte, chiaramente, perché secondo me dentro l'area non è il più forte, perché ci sta Wilt, ci sta Mutombo, probabilmente hanno animazioni migliori che sono più alti, ma neanche il più scarso, e a tirare non è neanche il migliore, perché c'è comunque Davis, lo stesso Ibaka forse tira meglio, però è un buon c'è una buona combinazione di elementi positivi, ecco, diciamo così. Quindi salutatemi YouTube, belli a tutti, raga. È stato un piacere fare questo gameplay. Se ribeccavo, mi raccomando, like, magari un commento, che non fa mai male. Dirmi cosa va, che se non va, magari si riesce a fare qualcosa. Saluto dal vostro Wert. Arrivederci.